Ancora una volta sono incommentabili le parole di Max Allegri al termine dell'ennesima brutta figura, quella dopo Juve-Salernitana, 1-1 col gol nel finale di Rabiot che salva quantomeno minimamente una partita, forse una delle più brutte degli ultimi anni. Ma andiamo a leggere le dichiarazioni di Max Allegri. Io prima vi ricordo di supportarci con un semplice like che è gratuito. Iscrivetevi al canale, ci sarà tanto di cui parlare nei prossimi giorni di questa Juventus che è da ribaltare totalmente. Perché quando vinci due partite nelle ultime 15 gare c'è un problema. Quando fai 15 punti in 15 partite c'è evidentemente un problema. Quando prendi gol con questa facilità. Beh, la Juventus ha evidentemente qualcosa che non va. Andiamo a leggere. Come si spiega questa partita, soprattutto i primi 45 minuti? Lui dice: i primi 45 sono stati brutti, un brutto primo tempo. Siamo partiti discretamente, abbiamo sbagliato l'ultima scelta di passaggio, poi. Quindi c'è una presa di posizione, o meglio, si sta cercando di darsi una colpa, cioè l'ho preparata male. No, siamo partiti discretamente, ma poi l'ultimo passaggio lo sbagliavamo sempre. Quindi, di fatto, non può che essere colpa dei giocatori. Ci siamo disuniti, non abbiamo tenuto le posizioni. Abbiamo preso gol su palla inattiva. Sapevamo che la Salernitana poteva essere pericolosa lì. Quindi, tu sapevi che poteva essere pericolosa la Salernitana sulle palle inattive, ma comunque hai preso gol. Quindi, probabilmente l'hai preparata male, ma probabilmente sì. Nelle palle inattive, lì non abbiamo subito. Non abbiamo. Abbiamo fatto quello che dovevamo. Dovevamo essere più precisi e più efficaci. Non lo siamo stati. È un problema mentale? Sarebbe facile pensarlo. Analizziamo il secondo tempo. Bastava avere la pazienza di giocare giusti, di non tirare quando non devi tirare, ma di passarla. Cioè, una spiegazione di una banalità che da uno che prende 7 milioni di euro ti aspetti forse una spiegazione un po' più solida. Invece, guarda il secondo tempo, bastava avere la pazienza, non tirare quando devi tirare, ma passarlo. Abbiamo avuto una bella reazione. Poi è successa la stessa roba di Roma. Non puoi perdere una partita del genere. Rischiavi di non alzarti più. Quinto pareggio. Ora ci saranno 3 giorni importanti per la finale. Poi 2 giornate che ci servono per la matematica. Era una Juventus che chiaramente ha dato l'impressione di essere frenetica. E lui dice: non serve essere frenetici, ma veloci. Come a Roma. I primi minuti è successo questo: non abbiamo sfruttato situazioni per scelte sbagliate nell'ultimo passaggio, quindi si continua a sottolineare l'ultimo passaggio. E chi è che fa l'ultimo passaggio? Il giocatore. E chi è, nel momento in cui tu dai la colpa all'ultimo passaggio, a chi la dai la colpa? Alla scelta del singolo. Non è un percorso collettivo. L'ultimo passaggio è il singolo che lo sbaglia. E il singolo è quello che viene incolpato. L'ho detto tante volte, per noi è importante mercoledì, quindi spostiamo l'attenzione a mercoledì, lì dove c'è un trofeo che può essere vinto, ma ancora l'obiettivo finale è la Champions, non l'hai mica raggiunto. Nel girone di ritorno abbiamo fatto male, sono diventate partite da Juve, sono complicate. Serve freddezza, lucidità e pazienza, bastava non prendere gol e cercare di farlo. Banale. Bastava non prendere gol e farlo. Però l'hai preso. Però negli ultimi mesi sta accadendo questo con troppa facilità. Nel girone di ritorno la Juventus prende gol non da Juventus. Prendi un gol su palla inattiva. Poi la palla di Ken ha tirato e anche lì si poteva sviluppare meglio. Anche qui. Sviluppiamo il tutto concentrandoci sugli errori, sugli errori individuali. Cioè, la palla di Ken poteva scegliere meglio. Non si va a sottolineare il fatto che la partita è stata preparata male. Si va sul tiro di Ken. Dal contropiede abbiamo rischiato con l'intervento di Szczęsny. La squadra deve migliorare. La squadra deve migliorare. Quando vedi l'obiettivo e vorresti prenderlo e non ci riesci, lì c'è un problema. Ora recuperiamo le energie. Sarà una bella serata mercoledì. Poi penseremo a fare i punti per la Champions. Parole che sono letteralmente da brividi, perché quando si analizza una partita così brutta, quando parli con questa sufficienza, con questa, diciamo, con questa, mi verrebbe a dire, con questa banalità di una partita così, così brutta,
davvero ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Ed è evidente che ormai non c'è più assolutamente empatia tra questa squadra e questo allenatore. I giocatori fanno una cosa, Allegri ne vuole un'altra. I giocatori, ho come la percezione, io personalmente, questo è il mio pensiero, che non seguono più l'allenatore, che remino anche addirittura contro. Perché a vedere questa partita la percezione è questa. Questa partita mi ha dato questa percezione. Il progetto sta andando su un binario totalmente controcorrente. Cioè, la Juventus ha perso solidità, ha perso quella qualità che poteva avere all'inizio, quella concentrazione e quella voglia. La Juventus non ha più voglia. E quando vedi questo, vuol dire che qualcosa nello spogliatoio, tra l'allenatore e la squadra, si è rotto. E questo ultimo percorso che stiamo vivendo è un percorso di agonia. È un percorso di agonia. È quella che doveva essere la stagione in cui tu dovevi fare qualcosa in più in virtù del fatto che non avevi le coppe. Beh, è stata la stagione in cui hai fatto peggio. Perché se andiamo a vedere i dati, parametrando quelle che sono le ultime tre stagioni della Juventus, sono tutte e tre fallimentari, quindi non è che ce n'è una meglio dell'altra, sono tutte e tre fallimentari. Nel primo anno hai fatto quarto posto, molto più tranquillo rispetto a Pirlo, ma comunque lì c'erano dei trofei, ma vabbè. L'anno dopo sei arrivato terzo, l'anno scorso, quest'anno sei attualmente quarto, con la possibilità però di andare quinto anche con la in Champions, anche col quinto posto. Ma nelle prime due stagioni, a questo punto della stagione, avevi 69 punti, quest'anno ne hai 67. Hai due punti in meno rispetto alle ultime due stagioni, con la differenza che nelle ultime due stagioni avevi avuto le coppe, che ti avevano tolto delle energie. Due vittorie nelle ultime 15 gare. C'è qualcosa che non va. Credo che ormai sia evidente che il percorso debba finire mercoledì. Attenzione, oggi sapremo qualcosa. Se la Roma non dovesse vincere questa sera contro l'Atalanta, in una sfida che a questo punto è di fondamentale importanza, se la Roma non dovesse vincere, Bologna e Juve andrebbero ufficialmente, matematicamente, in Champions League. Sarebbe, io l'ho detto nel precedente contenuto, mortificante per la Juventus andare in Champions League così. Cioè, avrebbe avuto, riprenderebbe secondo me valore quella famosa vittoria, non so se vi ricordate, della Juventus col Bologna, qualche anno fa, di Pirlo, in cui si disse, ma la Juventus va in Champions grazie al gol di Faraoni del Verona contro il Napoli. Ricordate? Quando si diceva continuamente, Pirlo sì, è arrivato quarto, è andato in Champions, ma soltanto grazie agli altri, in questo caso al Verona. Ecco, oggi la Juventus va in Champions, sempre se ci va, qualora la Roma non dovesse vincere oggi, ci va solo perché, per due motivi, perché la Roma non vince e perché oggi, grazie al percorso delle altre in Europa, hai anche il quinto posto valevole per la Champions League, solo per questo, che questo è un girone di ritorno da vergogna assoluta, qualcosa che non si può presentare, e queste parole di Allegri non fanno che mortificare ulteriormente la storia della Juventus.